Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Io non ti ho mai chiamato, mi chiamo Luigi. Ciao Luigi. Niente, no, ti chiamo, ti sento sempre quando sono in giro con il camion, quella. Sì. Ecco, vorrei dire una cosa, ti trovo molto disprezzante però. Cioè, tu vedi da lato, io non sono mica un praticante, cioè, eccessivo, diciamo, però... Cioè, tu vedi solo il male nel cattolicesimo, no? Sì. È vero, sono d'accordo con te su certe cose, anche nella storia hanno sbagliato, però se andiamo a vedere chi è senza peccato scagli la prima pietra, voglio dirti, c'erano delle mentalità, ma come secondo me il Vangelo, che tu tante volte disprezzi certi atteggiamenti di Cristo anche con i bambini qua. Tutti. Non esiste una cosa positiva nei Vangeli ufficiali, eh? Beh, nei Vangeli ufficiali, vediamo un attimo, per esempio... che senza peccato scagli la prima pietra, per esempio. Sì. Ecco. Sì. Poi quando, sì, quando risuscita Lazzaro, per esempio. Beh, guarda che quella mi sembra un po' sporca tirarla fuori, no? Perché? Perché la trovi soltanto in Giovanni. Quando Giovanni doveva far fuori Tommaso Didimos. Sì, beh, chiaramente non può mica... Cioè, E poi se riesci a farne risorgere uno, perché non li fa risorgere tutti? Sì, beh, questo allora non è più finito, hai capito? Questo appunto è il discorso, perché se noi andiamo a vedere, no, non muore più nessuno, sì, e si risolvono tutti i problemi. Cioè, voglio dirti, ci sono anche delle leggi, ma quel miracolo è stato fatto chiaramente perché la gente creda. Ma, sì, ma capisci che è orribile, cioè se la scenografia ti sottomette, è la scenografia che ti sottomette. Ma no, non è che sottomette, no? Tu hai la possibilità poi di vedere, di scegliere, hai capito? Tu sai che se abbiamo 3 miliardi di morti che hanno voluto vedere e scegliere, 3 miliardi, eh? Ho capito. 3 miliardi. Sì, ma tu non puoi mica, capito, come ti ho detto prima, non puoi salvare tutti. No, ma io condanno assolutamente la Chiesa Cattolica e la religione cattolica come orrore dell'umanità. In assoluto, non esiste una cosa salvabile. Ma perché non esiste? Questo lo non esiste nessuno, perché il fatto stesso di avere un Dio padrone, buono, cattivo, buono, bello, è una condanna a questo, perché distrugge quello che è il Dio che cresce dentro l'essere umano. Non... Se tu ti leggi i Vangeli, sì, io leggo i Vangeli, sì. Ecco, lo scontro fondamentale di Gesù rispetto alla gente è quello di cacciare il demone dalle persone. Ma guarda che io qua non sono d'accordo. Però cioè, tu puoi vederlo in quest'ottica. Sì. Secondo me nel Vangelo, soprattutto il Nuovo Testamento parlano, secondo me viene predicato tanto l'amore. Ma viene predicato l'amore delle persone in ginocchio davanti al padrone. Ma non è questo che ma non è in ginocchio, perché tu vedi, vediamo anche la parabola del figlio prodigo, per esempio. Ecco, il figlio prodigo è allucinante. Ma perché? È un'aberrazione quello. Perché esiste un padrone, il figlio non è una persona, è bestia, è figlio. Ma non è vero, perché il figlio prima accetta di essere libero. Il figlio è bestia. No, scusami un attimo, perché siccome il telefono con cellulare, sì, non sa finisce, no, dai. Faccio solo un attimo questo del cellulare. Padre e figlio prodigo, il figlio vuole andarsene dal padre, lo rinnega, e il padre è buono, lo dice va bene, vai. Lui va, sperpera tutto. Poi decide, non chiede neanche perdono, perché padre prima che chiede perdono va verso di lui. Va bene. No, dico la mia opinione, chiaramente. Sì, certo, tua, certo, chiaramente certo. La tua. Poi, per quanto riguarda dei sacerdoti, è vero, è Cristo stesso che dice il buon samaritano, è samaritano quello che è buono, e non voi sacerdoti, eccetera. Voglio dire che anche lui aveva intuito che probabilmente quelli più vicini a lui a volte potevano essere più cattivi. Va bene. No, voglio dire, cioè... Questo rispetto allora, che tu hai secondo me è eccessivo, capito? Ecco. Poi si può discutere, purtroppo bisognerebbe essere a tu per tu e poi si potrebbe parlare con più chiaramente. D'accordo. Però ho voluto chiamarti per dirtelo, se non mi trovo che sei troppo dispezzante. Va bene, grazie. Ciao, sai, molta finanzione. Ciao, grazie. Ciao. Chiariamoci una cosetta, è vero, cioè io non lascio nessun spazio, nessuna dignità umana ai cattolici e ai cristiani. Per me loro sono fuori da quello che è il contesto umano. Dopodiché, davanti al campo di sterminio, io non do nessuna attenuante a chi gestisce il campo di sterminio. Cioè, io non sono in grado di dare nessuna attenuante a chi gestisce il campo di sterminio. Gli esempi che hai tirato fuori sono tutti contestabili e sono tutti giocati col padrone a cui ci si deve sottomettere. Il padre che riceve il figlio prodigo è il figlio prodigo che si sottomette per la disperazione della sua vita. Pronto? Tanto ignorante. Ancora. Adesso no, basta, eh. Pronto? Ok. Cioè, e il figlio prodigo non è che ritorna dal padre perché
decide di vivere là, ma perché è disperato, perché è stato distrutto, perché il padre astutamente lo ha sottomesso. Per cui questi sono tutti esempi sporchi, ma molto sporchi. Pronto? Pronto? Sì, Radiorama? Sì, ciao, stavo ascoltando la tua trasmissione, sono da Mestre. Ma io intanto volevo farti i complimenti e volevo dire che fa piacere comunque, a prescindere da come uno la pensi, ascoltare qualcuno che ha delle idee chiare, che non fa troppo il buonista, perché mi sembra comunque di gente che fa dei programmi contro delle cose, dopo dice sì, però tutto sommato vorrei salvare questo, vorrei salvare l'altro, che neanche troppo in giro per l'Italia, insomma, ecco, basta guardare i programmi Rai. Quindi vorrei dire agli ascoltatori che il fatto che tu esprima delle idee radicali va anche bene, nel senso che ci sono comunque troppi buonisti, insomma, ecco. Comunque anche la Chiesa non è che sia molto, sotto questo punto, moderata. Io sono andato a trovare un parente tempo fa all'ospedale di Milano, mi è capitato un foglio distribuito dalla Curia di Milano, Venezia, che diceva di stare ai pazienti, era un ciclo stilato, diceva ai pazienti di stare attenti a chi propone medicine alternative, yoga, medicina diuretica, sali minerali, eccetera, perché è la medicina di Satana. Ecco, quindi adesso non lo riesco più a trovare, appena lo troverò magari lo manderò via fax a Radio Gamma, perché è veramente interessante. Grazie. Trovo anche terroristico, perché magari sai, gente lì che sta soffrendo, magari. Sì, infatti. Penso che sia anche in concomitanza con la cosa di Di Bella, insomma. Sì, beh. Comunque era firmato dalla parrocchia di Milano, cioè dai preti che passano. Ah, vedo la Radio Gamma, può interessare. Sì, è quando riesco a trovarlo, perché l'avevo sotto là. Comunque voglio dire. È giusto, anche se per qualche cosa posso anche non essere d'accordo con te, però mi fa piacere sentire delle persone che hanno delle idee ben chiare, ben... Ma nessuno deve essere d'accordo con me. Certo, certo, immagino, certo. Comunque voglio dire, quelli che non mi piacciono sono i programmi buonisti che tentano di salvare tutto e tutti, insomma. Ti saluto, ciao. Ciao, grazie. L'aberrazione di quello che ha detto questo radioascoltatore è che se qualcuno vuol fare della lotta per non usare una medicina, cioè se uno dice non usare i sali minerali perché secondo me i sali minerali non vanno bene, un conto è che lo dice lui, un conto è che dica se si usi queste robe qua è roba di Satana. Capite? Tradurre in termini religiosi una cosa del genere veramente è aberrante, esattamente come il figlio al prodigo. Pronto? Pronto, ciao. Ciao di me. Allora, senti, un consiglio. Quella signora che è tanto intelligente, che ti dice ignorante, ignorante, prova a conversare. No. Consigliale di leggere la Bibbia, come ho fatto io, perché sono diventata atea. Perché guarda, è un libro talmente infame, talmente crudele e talmente cattivo che solo uno che ha bevuto il cervello coi preti può credere ancora a un prete. Mi saluto. Sono d'accordo con te. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Sì, condivido al 100%. Pronto? Pronto, hai sentito? È Laura da nuovo. Hai sentito una voce saggia adesso? La? La voce saggia che ha appena parlato. Ma sì, ma c'è sempre qualcuno che... Ecco, e in quanto dica quello che ha detto, poi ha detto, poi crede non crede, gli affari sui, che ha detto del Vangelo che scaglia la prima pietra. Prima pietra è adultera che vuole scagliare, ce l'ha che dire la pietra. Sì. No, la pietra è adultera. Beh, strano caso, se l'hai fatti tutti sui da guardare quello che faceva dentro casa. Sì. Ma va la donne, io ero sempre con le donne. Ascolta, cioè, ma sì. Che chiede con la diavolo nel 2000? Ma veramente mi nodo che credo al diavolo. Vabbè, allora ti dico qualcosa sul diavolo, va bene? No, che credomi. Ti dico qualcosa sul diavolo. Dime, dime. Ok, ma per l'audio però. Ah, esiste. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao. Una cosetta sul diavolo, l'ho già detta, ma la ripeto. Nei Vangeli c'è Gesù che scaccia il demone dalle persone, ma demone in greco è deimos, è il divino che c'è in una persona. Per mettere in ginocchio una persona bisogna distruggere il divino che c'è dentro. E daimon, mia figlia mi schiaffeggia sempre, in greco è il divino che cresce dentro la persona, il potere di essere della persona. Per cui il Gesù nei Vangeli, specialmente in Marco e in Matteo, ha un solo scopo, distruggere il divino nelle persone per poterle mettere in ginocchio. Chiaro questo? Daimon significa Dio, significa divino. Dopodiché si usa una terminologia, la si riempie di un significato diverso e si dà un'altra forma di propaganda. Ma questa è infamia, questo è essere vigliacchi, questo è essere veramente dei farabutti.
cioè non esistono delle attenuanti su operazioni di questo tipo. Siamo a livello di censura, siamo a livello di propaganda militare, tipo il nemico ammassa i bambini, dunque dobbiamo uccidere il nemico vuole entrare dalle nostre frontiere e violentare le nostre donne, cioè siamo a questi livelli, ma ci rendiamo conto, stiamo parlando di testi divini, stiamo parlando di religione, stiamo parlando di cose che coinvolgono tutto l'essere umano, tutto il suo modo di esprimersi nel sistema sociale. Per cui quando siete davanti alle cose, provate un po' a pensarci, dove mi portano queste cose, cosa vogliono, cosa chiedono. E tornando al discorso dell'allarme sulle sette, vi ripeto, io sono molto contento che il Viminale controlli le sette, ascolti, cerchi di capire. Non sono d'accordo né a repressione, perché la repressione non può avvenire, non deve avvenire, né ha senso né ragione di essere. L'unica repressione che lo Stato dovrebbe fare è reprimere i reati fatti dai cattolici. Vi ricordo che anche questa settimana io non vi ho fatto la rassegna stampa, anche perché ho avuto dei problemi a ritagliare. Cioè, ci sono degli altri preti che sono stati arrestati per aver violentato dei bambini, per aver approfittato della propria situazione di prete per violentarli, per approfittarne. E effettivamente questo qua avrebbe dovuto, i giornalisti avrebbero dovuto titolare i giornali in prima pagina: prete cattolico stupra bambini, il cattolicesimo che porta allo stupro dei bambini. Ciò non è stato fatto. Mentre se invece trovano il satanista che si è fatto un'orgia, ne sparano in prima pagina di cotte di crude. Attenzione al potere qua. Pronto? Claudio? Sì? Sì? Un attimo. Ecco, ho passato la radio. Ciao, sono Giordano. Ciao, dimmi tutto. È la prima volta che ti telefono, comunque sono vecchio amico della radio. Sì. Allora, io vorrei sempre ricordare a chi va in chiesa a prostrarsi così, o chi è convinto di avere la verità in tasca e che non si mette in discussione, parlo anch'io dei cattolici, tra parentesi io ero cattolico e da 20 anni mi sono dato all'ateismo, non me ne frega più niente di qualsiasi religione, dal paganesimo, la mia religione sono io stesso, punto e basta. Allora, vorrei ricordare che la storia è seminata di morti. Questi morti si chiamano, sono stati provocati dalla famosa Inquisizione. Allora, se 2 o 3 anni fa, il Papa si è ricordato che la Terra gira attorno al Sole, come aveva detto il signor Galilei, però nelle sue parole io non ho sentito, dopo 4 secoli che è morto, una parola di scusa a dire abbiamo sbagliato. No, perché allora i tempi erano così. Come si giudica musica del diavolo il rock? Ricordiamoci negli anni 50 i famosi perbenisti americani che dicevano che la musica rock oppure il blues era la musica del diavolo, perché la facevano i negri, è vero? Certo. Ecco. La Big Generation è saltato fuori questa storia 2 o 3 giorni fa, che sentivo al giornale radio ufficiale, che adesso sembra che ci sia la rivalutazione di quella che è stata la Big Generation. Ma porco can, ma possibile che sia sempre in ritardo a secoli? Ciao, ti saluto. Ciao. Vabbè, prendiamo atto di questo. No, in effetti è vero. Comunque, parte il fatto che quando uno dice la religione mia sono io, quello è per noi è pagano. Dopodiché lui si definisce come vuole, giustamente, si definisce ateo, giustamente, è bene che sia così, però ricordiamo che questo è il paganesimo. Cioè, quando uno dice io sono la mia religione, io sviluppo me stesso, a me mi interessa, quello è il principio fondamentale del paganesimo. E questo mi sta bene anche che lui non neghi chiaramente. Per quanto poi riguarda il discorso di Galilei, ricordo sempre questo, che la Chiesa Cattolica non ha nessun diritto di riabilitare Galilei, può solo condannare per atrocità tutti quei cardinali, tutte quelle gerarchie religiose che hanno compartecipato alla sua condanna.
Per cui lei deve condannare, espellere, espulsere, mandare via tutti quelli che hanno annientato Galilei. Per Galilei vale Galilei come figura, ma vale tutti i 3 miliardi di morti che la libertà ha ricevuto da quando è stata proclamata la pena di morte per i pagani. Cioè da allora fino ad oggi, cioè dal 330, al 400 qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente quando, fino ad oggi, tutti quanti morti fatti per imporre la religione e con la religione, che la religione cattolica che imponeva se stessa e distruggeva i boschi sacri e distruggeva le fonti e distruggeva gli esseri umani e i missionari costringevano a mettere i pantaloni a quelli che vivevano nel loro villaggio e questo, tutti questi delitti devono essere puniti attraverso la cacciata di chi li ha commessi. Se questo non avviene, e io non chiedo ai cattolici di fare questo, loro sono responsabili morali di tutti questi omicidi, compresi i campi di sterminio nazisti, perché ricordatevi che il nazista, il superuomo, era un cristiano. Chi ha dato il mandato ai forni crematori, ha acceso le camere di sterminio, le camere a gas, ha avuto un'educazione cattolica e lo faceva perché lui si riteneva mandato da Dio, lui era rappresentante del Dio in terra e questo è un concetto cattolico. Nei campi di sterminio ci sono andati anche i pagani e quello che è stato un documento di Pio XI, mi sembra Pio XI, poi se sbaglio qualche reazione sto parlando a braccio. C'era l'elenco dei gruppi pagani, in questo documento c'era l'elenco dei gruppi pagani tedeschi, al di là di cosa fossero non mi interessa, quando hanno fatto il concordato con Hitler, questi gruppi pagani sono stati sciolti e molti dei loro membri sono finiti nei campi di sterminio. Ricordiamoci questo, per cui chi si è andato nei campi di sterminio? Gli ebrei, gli zingari, omosessuali, testimoni di Geova, i comunisti, pagani e forse qualcun altro di qua e di là. Ma ricordateci, i cattolici non sono andati nei forni crematori, neanche i protestanti, perché i cristiani hanno fatto funzionare i forni crematori. Pronto? Ciao. Senta, il Papa per TV l'ho detto più di qualche volta, scusa, per il massacro, i cristiani che hanno fatto i massacri. Ha chiesto più di volte scusa, speriamo che non succeda più. Come fa a dire quella signora bugiardo? L'ha detto il Papa più volte a televisione, se lei non l'ha mai sentito, questo è un altro lavoro. Però l'ha detto di persona, sì. E l'ha chiesto scusa più di volte e noi ce l'hanno nascosto per 50 anni. Sì, è vero. È vero. Ciao ragazzi. È vero, bene, la mia trasmissione sta quasi per volgere al termine, io ho la porta chiusa, non ho visto arrivare Mario, per cui ancora 2 minuti chiudiamo questi discorsi e poi mettiamo su un attimino di pubblicità della radio, visto che oggi non siamo riusciti a farle. Vediamo un attimo. Pronto? 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 Sì? Aspetta un attimo. Sì? Ecco, passato. Allora, signora, le ricordo che proprio nell'occasione della faccenda di Galileo Galilei, che il Papa doveva come minimo chiedere scusa, proprio Franco Carraro l'ha letto in radio alcuni anni fa. Andiamo a vedere la storia com'è stata, proprio io non ho sentito una parola di scusa sui sacri. È molto comodo chiedere scusa a posteriori di secoli. Ecco. Speriamo che non succeda più. Speriamo che qualcuno ci metta un po' di sale in zucca nel futuro. Vale. Altra cosa, ricordiamoci un altro particolare. Molti dei criminali nazisti si sono salvati tra la cosiddetta via romana. Sì, è giusta. Ecco, quindi se fai, ma è stato pizzicato da Mossad, è stato perché non era portato bene dalla via romana, ma meglio che ormai sia morto, ma è scappato anche lui dalla via romana, con tutto quello che hanno rubato, con tutto quello che hanno fatto, e qualcuno si è messo beni e strabeni in tasca. Ciao, ciao. Bene, basta telefonate
Io ringrazio questo ascoltatore, adesso metterò su un po' di pubblicità, vedo com'è la situazione, se non c'è Mario vedremo di fare qualcosa e intanto partiamo un po' di pubblicità. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. C'è anche un numero, c'è anche un numero di telefonino dove lasciare i messaggi, è 0338 3910727. Vi ricordo che sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, ho appena cambiato casa, però il numero di telefono è uguale. E l'ultima cosa, vi ricordo ancora che c'è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria che si terrà al quartiere Reno a Bologna il 9 maggio alle ore 16.30 in sala consiliare del quartiere Reno, via Battindarno 123. Per cui se i cattolici vogliono confrontarsi possono tranquillamente venire, non c'è nessun problema, sono loro che si nascondono. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato finora e ci sentiamo alle ore 19, fra 19 e le 20, nella seconda parte col Gesù di Nazareth e l'infamia umana, che forse stiamo per finire anche quel libro. Grazie per la quarta parte comunque. Grazie per l'ascolto e arrivederci da Radio Gamma su 94 FM.